Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura una notizia dell'ultima ora che riguarda la cabina di regia che monitora l'andamento del Covid nella nazione. Ebbene, al termine del monitoraggio settimanale dell'andamento dei contagi, la cabina di regia ha deciso la zona rossa per l'Abruzzo, che però, come sapete, aveva già anticipato la decisione di qualche giorno con l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, che ha istituito la zona rossa a partire da mercoledì. Poco fa il ministro Speranza mi ha comunicato che la cabina di regia ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della zona rossa. Queste le parole di Marsiglio. L'ordinanza verrà formalizzata tra stasera e domani mattina e dovrebbe entrare in vigore dalle ore 24 di domani. Con questa ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal decreto ristori per le attività colpite dalle restrizioni e per le famiglie che hanno figli con la didattica a distanza, anche se c'era stata un'apertura per quanto riguarda il decreto ristori e le ordinanze emanate dalla regione senza dunque l'imprimatur nazionale. Possiamo andare a vedere anche una schermata che riguarda gli indici RT delle regioni italiane. Se la regia è pronta può mandare il file con la grafica. Ebbene, l'indice RT dell'Abruzzo, lo vedete, quello segnato in rosso è di 1,32 ed è il secondo più alto d'Italia, proprio dietro la Basilicata che ha 1,46. L'indice RT misura la trasmissibilità del virus. L'indice del monitoraggio precedente per l'Abruzzo era di poco superiore all'1,34. Vedete? Le altre regioni sono molto più basse rispetto alla nostra, come la Campania, ad esempio, che nei giorni scorsi era stata al centro di numerose polemiche, ma anche la Lombardia che ha l'1,15, però lì la zona rossa c'è già da diverso tempo. Proseguiamo adesso sempre con il Covid e l'emergenza sanitaria. 3 giorni dall'istituzione della nostra zona rossa resta sotto osservazione, l'avete visto, la situazione dei contagi. Nelle ultime ore si sono registrati 705 nuovi casi, alto il numero delle vittime 18, di cui 8 comunicate solo oggi, ma scomparse giorni fa. Vediamo il servizio. Altri 705 nuovi casi di età compresa fra i 5 mesi e i 97 anni si aggiungono ai positivi al Covid in Abruzzo. Il dato emerge dall'analisi di 4.648 tamponi, con una percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti che si attesta al 15,16%. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 102, di cui 43 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Resta alto il numero dei decessi, 10 nelle ultime ore, a cui se ne sommano altri 8 avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati dall'ASL soltanto nella giornata odierna. Il totale delle vittime da marzo ad oggi è di 739 e i decessi recenti sono ancora di persone molto adulte, di età compresa fra i 63 e i 95 anni, a conferma che, come a primavera, gli anziani o le persone con patologie restano le categorie più esposte a forme gravi di contagio. Fortunatamente contenuti nuovi accessi in terapia non intensiva, 3 in più rispetto a ieri, per un totale di pazienti ricoverati di 661. 75 più 1 rispetto a ieri sono coloro i quali hanno necessità di terapia intensiva, mentre 14.642 più 512 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare, mentre 171 sono le persone dimesse o guarite. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15.378 più 516 rispetto a ieri. La provincia dell'Aquila continua ad essere la più martoriata da questa seconda ondata Covid. Del totale dei positivi, 7.387 sono infatti residenti in provincia dell'Aquila, più 301 rispetto a ieri, 4.334 in provincia di Chieti, più 86, 4.498 in provincia di Pescara, più 102, 5.911 in provincia di Teramo, più 209 e 216 provengono da fuori regione, per 201 sono in corso le verifiche sulla provenienza. Problematiche maggiori, assessore, restano nell'Aquilano e nel Teramano in questo momento?
Ma nel Teramano abbiamo un numero elevato ancora di contagi e quindi ancora di più dobbiamo aggredire questa situazione. Stanno nascendo altri focolai, specialmente nell'RSA e nelle situazioni dove c'è un maggior numero di fragilità. Quindi un'attenzione da parte dei medici delle USCA e sono convinta che a breve riusciremo ad avere un monitoraggio ancora più completo di tutte le criticità. Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio il presidente della giunta regionale Marsilio aveva paragonato L'Aquila a Bergamo nel periodo della prima emergenza, quella di marzo ed aprile. Noi abbiamo raggiunto via Skype il sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi, la cui provincia è la più colpita d'Abruzzo e l'abbiamo visto anche dai dati. Biondi fa il punto sulla gestione dell'emergenza allontanando le ipotesi di commissariamento della ASL 1 per poi fare un invito all'unità per superare il momento difficile. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Aquila oggi è come Bergamo a primavera e questa è l'inquietante similitudine del presidente della regione Marco Marsilio, che paragona il capoluogo abruzzese a una delle zone più tragicamente colpite dal virus in Italia. Ovviamente i numeri sono diversi e si tratta di realtà distanti, ma la provincia aquilana in questo momento è quella più attenzionata per quanto riguarda il propagarsi del Covid. La situazione è critica, ma non è come quella di Bergamo nei numeri, intendo, anche perché le dimensioni sono assolutamente diverse. Io ho parlato con il presidente, come mi accade praticamente tutti i giorni, e ci siamo confrontati anche su questo, che voleva dire che l'Aquila oggi è l'epicentro, utilizziamo questo termine così familiare, ahimè, di questa fase emergenziale, esattamente come Bergamo lo è stata nella prima ondata per la Lombardia, in generale per l'Italia. Credo che il dato sia così importante perché non si è riuscita a circoscrivere immediatamente la propagazione del virus, perché facciamo pochi tamponi dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, sanitarie pubbliche, rispetto a quelli che servirebbero, li facciamo con referti che arrivano troppo tardi. Questa è una refertazione che va fatta entro le 24 ore, altrimenti si rischia di renderla o inefficace o tardiva. Non possiamo permetterci di avere insegnanti, ragazzini, infermieri, operatori sociosanitari, addetti dell'RSA che rimangono positivi senza saperlo per 3, 4, 5 giorni. Diventano bombe ad orologeria piazzate nei luoghi più sensibili. E proprio perché la provincia aquilana è ora quella maggiormente afflitta dal virus, il centro-sinistra punta il dito su come la ASL abbia gestito l'emergenza, chiedendone il commissariamento. Non esiste alcuna norma che consenta di commissariare delle ASL. Il commissario dovrebbe essere scelto dove, con quali poteri, con quale mandato, per fare cosa, in assenza di una norma. E poi i commissariamenti, i cambiamenti non si fanno mai nel corso dell'emergenza, si fanno semmai prima o dopo per prepararsi. Poi chiedo a tutti quelli che oggi invocano cambiamenti così draconiani cosa abbiano fatto in passato, dove erano quando la sanità territoriale veniva disarticolata, veniva smembrata, quando si facevano i tagli dei posti letto, quando si riducevano i numeri degli specializzandi nelle scuole di specializzazione più importanti. Urgono misure per salvare l'economia, ha detto il sindaco Biondi. È tempo di mettere da parte le ostilità locali. Chiedo di mantenere una compattezza istituzionale, che è l'unica che ci consente di portare avanti con concretezza la gestione dell'emergenza. Non si tratta di trasversalismi o di inciuci, si tratta di mettere da parte le ostilità locali per un interesse superiore.
I sindacati sono preoccupati per la situazione dei contagi alla Sevel di Atessa, contagi che sfiorano le 70 unità. C'è stato un incontro fra FCA e i sindacati nel quale si è espressa la volontà di prorogare e rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il vigente protocollo di sicurezza ha difatti garantito la salute dei lavoratori, ma non di meno l'aggravarsi della situazione generale ha provocato un aumento dei casi anche in altri stabilimenti, dicono ancora i sindacati. Per questo chiedono nuove urgenti misure. Le organizzazioni sindacali hanno anche chiesto di effettuare uno screening con tamponi rapidi a tutti i lavoratori, codificare i sistemi di tracciamento più tempestivi in caso di avvenuto sospetto contagio, anticipando i tamponi al momento in cui un soggetto sia un sospetto positivo, senza attendere i risultati definitivi che spesso tardano ad arrivare a causa, dicono i sindacati, della disorganizzazione delle ASL. Infine, una dotazione più congrua di mascherine trasparenti che consentano di interagire correttamente con i colleghi affetti da sordità. Sullo screening generalizzato la direzione della Sevel lo ritiene non utile e non praticabile, ma ha dato disponibilità a utilizzare i test rapidi per migliorare, estendere e rendere più tempestivo il sistema di tracciamento interno. I dati dei contagi Covid-19 in Abruzzo continuano a crescere, aumenta la preoccupazione dei lavoratori, commenta Nicola Manzi, coordinatore regionale della UILM Abruzzo. In Sevel i positivi accertati sono 56 su circa 8.000 persone che ogni giorno circolano nell'azienda che produce il Ducato, la più grande d'Abruzzo. Le cause dei contagi sono state esterne allo stabilimento, quindi il protocollo Sevel sta funzionando. Le nostre richieste FCA di avere tamponi rapidi per tutti i lavoratori e mascherine specifiche che permettano la comunicazione tra coloro che lavorano con dipendenti con problema di sordità, aiuta nella prevenzione e toglie dall'isolamento. Con questo virus, conclude Manzi, non bisogna mai abbassare la guardia dentro e fuori le aziende. E proseguiamo adesso, ci occupiamo dell'economia. L'emergenza sanitaria e le restrizioni degli ultimi mesi fanno precipitare il PIL abruzzese, crescono nell'incertezza i depositi bancari. Vediamo il servizio. Meno 8%, questa è la percentuale di quanto il PIL abruzzese ha perso nel primo semestre del 2020 e con il rinnovarsi delle misure restrittive il dato potrebbe ancora peggiorare entro la fine dell'anno. Questo è il danno all'economia abruzzese secondo l'ultimo rapporto Svimez, nel quale la nostra regione è comunque in linea con le altre del Mezzogiorno. Sono diminuite le vendite e gli investimenti e a patire è soprattutto il settore terziario. Soffrono turismo e trasporti, ma anche l'edilizia, nonostante il super bonus 110%. E se da un lato è aumentata la domanda di accesso al credito da parte delle imprese, anche grazie alle garanzie fornite dal pubblico, dall'altro è diminuita la richiesta di mutui da parte delle famiglie. Inoltre, stando a dati forniti da Intesa San Paolo, in perdita anche l'export abruzzese, meno 6%, fatta eccezione per il comparto agroalimentare, che durante il primo semestre del 2020 ha aumentato le esportazioni con picchi anche del 25%. Noi abbiamo un calo del PIL per tutto il 2020, però riferito con un'analisi, una stima del primo semestre, che è intorno all'8,3%. Tutto lascia presumere che con questa seconda chiusura questo dato negativo possa ulteriormente andare verso l'alto e quindi chiudere con 10-11% in meno, che significa in termini così monetari, significa oltre 4 miliardi di perdita di benessere collettivo, di produzione collettiva. E questo è il primo dato. Il secondo dato è quello relativo al calo dei consumi, che sta diventando sempre più imponente. E direi che questo calo dei consumi noi lo possiamo verificare anche facendo un riscontro col sistema bancario. Cioè l'Abruzzo è una delle regioni dove i depositi bancari sono aumentati notevolmente, addirittura
addirittura, per fare un esempio concreto, la provincia di Teramo è al quinto posto in Italia. È un dato davvero significativo, perché poi questi sono capitali tristi, sono capitali che non vengono impiegati, ma che stazionano nel sistema bancario in attesa che vengano ripresi. Quindi questo dato testimonia di un'attesa ancora più accentuata sul livello dei consumi per quanto riguarda questa caduta di questo aggregato. E poi abbiamo come ultima testimonianza di questa difficile situazione, dove appunto la crisi sanitaria sta diventando sempre più collegata alla crisi economica, e riguarda questo che è il nostro fiore all'occhiello, cioè l'automotive, no? Dove qui già registriamo nel primo semestre un meno 16%, però siccome tutte le filiere produttive si sono praticamente interrotte, chiaramente dobbiamo aspettarci per fine dell'anno un indicatore ancora più difficile. Quindi è una situazione davvero, davvero complessa, che testimonia che cosa? Che c'è l'esigenza in questa fase di immettere risorse nel sistema economico, in debito, in deficit, come dir si voglia, ha poca importanza. L'importante è che appunto ci sia liquidità, soprattutto in alcuni settori che stanno vivendo una situazione, direi a questo punto, drammatica. E a proposito di situazioni difficili, le vertenze aperte in Abruzzo, dopo almeno sembra la soluzione positiva per la Yokohama di Ortona, sarebbero ai dettagli i sindacati con la nuova proprietà, la Alfa Gomma. Adesso invece il focus è sulla Betafence di Tortoreto, l'azienda pronta a delocalizzare l'attività nell'est, mettendo a rischio 155 lavoratori. Oggi sembrerebbe che si apra uno spiraglio positivo sul futuro, annunciato da un tavolo regionale. I sindacati però restano scettici e aspettano che la proprietà comunichi ufficialmente le nuove decisioni. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo due sono le ferite più profonde nel mondo dell'occupazione. Parliamo delle due vertenze relative alla Betafence di Tortoreto, in area di delocalizzazione, e alla TR di Colonnella, ormai dichiarata fallita. Nella prima vicenda, che tanto scalpore ha fatto anche a livello nazionale e che coinvolge 155 lavoratori, si apre uno spiraglio di rilancio. I sindacati sono però molto dubbiosi e diffidenti, come ci spiega Natascia Innamorati, neosegretaria generale dei metalmeccanici della CGL di Teramo. Teramana, 35 anni, prima donna a rivestire questo ruolo. La proprietà dà delle garanzie di continuare, ma voi non ne siete tanto sicuri, tanto certi? Esattamente, durante il tavolo istituzionale convocato dal neoassessore Quaresimale ha comunicato la non volontà di delocalizzare il sito industriale di Tortoreto, anzi di potenziarlo sempre attraverso comunque degli esuberi. Questa comunicazione però di non volontà di delocalizzare di fatto ancora non arriva. Oggi è l'ultimo giorno utile per ratificare questa volontà di tornare indietro rispetto alla comunicazione repentina che arrivò il 29 di luglio, non solo ai lavoratori ma anche ai clienti, tanto decantata insomma dalla parte aziendale, che però ancora non arriva. E intanto i lavoratori dell'ATR invece che fine faranno? I lavoratori dell'ATR è il secondo segnale che noi stavamo attendendo questa settimana, è intervenuto il secondo fallimento, quindi se è vero insomma che c'è una notizia tra virgolette positiva, cioè quella di svincolarsi dalla zavorra della proprietà di Dimurro, di fatto adesso è necessaria come dire, una regia politica per istituire un tavolo affinché nuovi investitori possano realmente rilanciare un sito fondamentale per il territorio, oltre chiaramente a dare un futuro anche qui ai 150 lavoratrici e lavoratori che non vedono un euro da parecchi mesi. Con la didattica a distanza per superiori, seconda e terza media, sono le scuole dell'infanzia e le elementari a continuare regolarmente a svolgere l'anno scolastico in presenza, seppur con delle problematiche, come ci spiega il dirigente del Comprensivo 1 di Pescara Ascione. Vediamo l'intervista di Paolo Renzetti.
Diciamo che non è difficile perché i bambini vengono molto volentieri a scuola, probabilmente l'esperienza del passato, diciamo questi mesi trascorsi a casa senza possibilità di relazione con i bambini, con gli altri compagni, hanno forse fatto capire ai bambini quanto sia importante la scuola, quindi i bambini vengono molto volentieri a scuola. Invece i ragazzini della seconda e della terza media, che sono stati invece costretti dall'ultimo provvedimento a rimanere a casa, ne soffrono, non sono contenti di non venire a scuola. L'attività online è un'attività che sicuramente non potrà mai sostituire la relazione educativa, la relazione tra docente e alunno e la relazione con i compagni, con i pari. Quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta, siamo pronti già dal primo giorno, stiamo erogando l'attività a distanza, e tuttavia inevitabili ripercussioni ci saranno sicuramente sia sull'aspetto prettamente proprio della relazione dei bambini e sia sull'aspetto apprenditivo, perché ovviamente le lezioni online saranno lezioni ridotte dal punto di vista anche quantitativo, perché non potremo erogare tutta l'attività che facevamo in presenza, quindi a fronte di 30 ore settimanali ne faremo circa 20. Nel comprensivo 1 non abbiamo avuto alcun tipo di problema circa l'applicazione del regolamento e circa le prescrizioni che le normative che si sono succedute durante l'estate hanno prescritto, quindi la scuola ha adottato tutte le precauzioni necessarie e tutte le misure prescritte. C'è stato qualche caso che però ovviamente proveniva dall'esterno della scuola, ma è stato prontamente bloccato. Ed ora siamo alle pagine dello sport. Domani alle 14 il Pescara torna in campo per l'ottava giornata di Serie B con la difficile trasferta di Ferrara contro la SPAL. Arbitro dell'incontro sarà Luca Massimi di Termoli. Il tecnico Oddo punta alla conferma della squadra che ha steso il Cittadella con due cambi forzati. Toccherà ad Asensio e Nzita sostituire gli infortunati Jarosinski e Seterri. Il servizio di Andrea Costantini. Probabilmente Massimo Oddo si aspettava di avere una maggiore disponibilità di uomini dopo due settimane di stop. A Ferrara la lista delle assenze sarà ancora lunga. Ne fanno parte Seterre e Jarosinski, già fuori causa da sabato scorso. Si sono aggiunti Memushai, tenuto in isolamento dopo l'esposizione al Covid col compagno di nazionale Husai, seppur con tamponi finora tutti negativi. E infine Gut, alle prese con problemi alla schiena. C'è Valdifiori, che ha superato il guaio alla caviglia. Il grande ex del match sembra però destinato alla panchina, al pari del rientrante Bocchetti. L'intenzione di Oddo è dare continuità alla squadra che ha battuto il Cittadella con i due cambi forzati, Nzita per Jarosinski e Asensio per Seter. Vogliamo dare un po' di continuità a quello che stiamo facendo, d'altronde i ragazzi che hanno fatto una buonissima partita con il Cittadella meritano di avere una seconda chance, quindi domani in linea di massima cercheremo di mettere in campo i giocatori che hanno meritato questa vittoria, che ci hanno portato a questa vittoria assieme a tutti gli altri. Ci mancherebbe, perché se abbiamo portato a termine una partita è anche per merito di gente come Cristian, che è entrato, e tutti quelli che hanno fatto parte di questo gruppo. Però è un gruppo di ragazzi che ha fatto bene nell'ultima gara, meritano di andare in campo e domani continuiamo su questa strada. Abbiamo lavorato con più entusiasmo, ovviamente veniamo da una vittoria, quindi che fa sempre bene al morale, quindi il gruppo sta bene, moralmente stava bene, abbiamo lavorato bene. Sfortunatamente con tante persone con cui avremmo potuto lavorare fisicamente non lo abbiamo potuto fare, vedi Seter, vedi Memushai, vedi altri giocatori che per vari infortuni, Gut, Mengai, soliti che sono fuori, non hanno potuto lavorare, però il resto del gruppo ha fatto un buon lavoro e domani ci attendiamo ovviamente qualche passo in avanti appunto sotto tutti i punti di vista. È ovvio che andiamo a affrontare una squadra molto forte, secondo me tra le più attrezzate della Serie B, ma questo non deve spaventarci. Noi dobbiamo
proseguire il nostro cammino e riprenderlo bene, cercando di portare via punti da Ferrara. La capacità di Seter di attaccare la profondità era ideale per il 3-4-2-1 con baricentro basso visto col Cittadella. Con Asensio andranno sfruttate le prerogative diverse dello spagnolo. È ovvio che Asensio non puoi chiedergli quelle ripartenze di forza che fa Seter, ma Asensio ha altre armi come la fisicità sicuramente, come la maggiore presenza sicuramente in area di rigore, il colpo di testa, quindi lui è un giocatore importante per noi che sfrutteremo per quelle che sono le sue caratteristiche. Che partita si aspetta? Che avversario è? Una squadra forte, una squadra costruita per vincere, fa parte di quel gruppetto di 6-7 squadre che puntano a vincere il campionato, quindi non era partita benissimo, adesso viene da 3 vittorie consecutive, hanno grande entusiasmo, recuperano dei giocatori, quindi sarà una partita sicuramente difficile, ma come lo sono tutte quante, ma noi dobbiamo avere rispetto ma non paura, perché sono convinto che possiamo fare una buona gara. Andiamo a dare un'occhiata agli avversari del Pescara. Emergenza in difesa per la Spalle, il tecnico Marino perde i centrali Vicari e Ranieri, fuori causa anche Viviani, Floccari, lo squalificato Castro, il portiere albanese Berisha non convocato per gli stessi motivi che tengono fuori Memmusciai. La presentazione del match nelle parole dell'allenatore Marino. Ah, sicuramente le prime partite c'era l'ansia di sbloccarci, di vincere una partita che non succedeva magari da tanto tempo, soprattutto in casa, e quindi qualcosa ci poteva frenare, anche l'avvio, che magari la condizione fisica di tanti giocatori non era al massimo, il fatto del mercato. Adesso che magari tante cose stanno migliorando dal punto di vista fisico, è chiaro che l'umore è diverso, si lavora tanto, ma col sorriso, ecco, quindi con l'entusiasmo di essere in una classifica chiaramente tranquilla rispetto alle prime tre. Ma hanno una buona organizzazione di gioco, è chiaro che Maestro in questo momento è l'uomo che in più che sta facendo meglio nel reparto avanzato, però è una squadra che l'ultima partita col Cittadella hanno dato un segnale del valore della loro rosa, quindi non inganni l'avvio che non è stato positivo, però ho visto la partita col Cittadella, che Cittadella è una squadra fortissima e hanno fatto una grande partita, quindi questo, se qualcuno pensava di poter fare una passeggiata, una partita del genere aiuta a concentrarci meglio, sapere che è un ostacolo arduo da superare. L'ultima partita hanno fatto abbastanza bene, per cui non credo che sia una difesa lenta, perché hanno intanto gli esterni che hanno una buona corsa e poi hanno giocatori esperti nei tre dietro come Scognamiglio, Balzano, per cui non credo che sia una difesa lenta. Adesso la Serie C, sarà Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore a dirigere il big match di domenica fra Ternana e Teramo per la squadra di Massimo Paci, seduta d'allenamento pomeridiana, mentre domani mattina è prevista la rifinitura. Intanto contro il Foggia un nuovo giocatore si è iscritto alla cooperativa del gol, Riccardo Cappa ha segnato la rete che ha sbloccato la partita. Per lui si tratta della seconda marcatura in assoluto con la maglia biancorossa. Ha sfruttato appieno la chance che gli ha concesso il tecnico Massimo Paci, titolare contro il Foggia. Riccardo Cappa ha avuto il merito di sbloccare il match ad inizio secondo tempo e di iscriversi dunque a quella cooperativa del gol chiamata Teramo, che ha mandato a segno il nono giocatore diverso. Una rete d'opportunismo per il giovane attaccante, ancora alla ricerca di una maggiore capacità di impiego alla terza stagione e appena alla seconda rete in maglia biancorossa, la prima segnata nel dicembre 2018, anche quella d'opportunismo che fece strappare al diavolo un 2-2 in rimonta sulle Renate. Le sensazioni dello stesso Cappa dopo la vittoria sui Satanelli. In settimana il mister ogni tanto prova, non l'avevo capito, perché la formazione la dà sempre un'oretta e mezza prima della partita, quindi onestamente non me l'aspettavo. Poi mi ha buttato in campo e fortunatamente ne ho approfittato. Fare gol è sempre un'emozione a parte. Poi è un gol molto importante perché ha sbloccato la partita. Siamo stati bravi con tutta la squadra a tenere il risultato e alla fine a chiuderla.
alla fine un gol è sempre un gol, chi segna segna, l'importante è portare i punti a casa. È stata molto una partita facile perché il Foggia era molto organizzata, soprattutto dentro il campo, era molto affollato il centrocampo e alla fine sapevamo che un episodio poteva sbloccare la partita, che sia un calcio d'angolo, una punizione. Alla fine il difensore ha perso palla e ne abbiamo approfittato. Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, che il Teramo ha già il big match di Terni da preparare. Il Diavolo si presenterà al Liberati a 4 punti dalle Fere, ma anche con una partita in meno e quindi potenzialmente a meno 1. K partirà dalla panchina, logico immaginare che Paci rimetta dal primo minuto Costa Ferreira, avendo anche un Mungo che dà segnali sempre più incoraggianti. Un match da affrontare senza remore. Sicuramente sarà una partita difficilissima, ma noi siamo pronti e ce l'affrontiamo a viso aperto. Siamo consapevoli del campionato che stiamo facendo. All'inizio anno nessuno se l'aspettava. Noi adesso continuiamo sulla nostra strada. Sempre un'emozione stare tra le prime. Speriamo di continuare così il proseguo della stagione. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con l'opera lirica su TV6, grazie ad un accordo con la deputazione teatrale del Marucino di Chieti andrà in onda l'intermezzo settecentesco Livietta e Tracollo di Giovanni Battista Pergolesi. Da sottolineare l'importanza di questa iniziativa culturale avviata dal Teatro Marucino, che anche in presenza dell'emergenza Covid comunque ha rinnovato il suo impegno nei confronti degli appassionati e dei curiosi del genere, che potranno così godersi lo spettacolo comodamente da casa e senza pagare il biglietto. Dopo l'esordio di questa sera, l'opera lirica tornerà su TV6 domani, sempre alle ore 21, con Suor Angelica di Giacomo Puccini. Ed è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito. On demand ci sono come sempre i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona serata.